sta crescendo la domanda di credito da parte delle imprese. Qual è l'approccio con cui SACE affronta questa richiesta? Innanzitutto riconosciamo assolutamente la necessità che hanno le imprese italiane, in generale il sistema Italia, di rilanciare gli investimenti, ovviamente tramite anche, diciamo, un migliore accesso al credito. Credo che questo sia importante per permettere alle aziende di essere più competitive, di investire sulle nuove tecnologie, anche, diciamo, nel contesto del piano che il governo ha annunciato su Industry 4.0 e per cercare crescita sui mercati internazionali, che è esattamente, diciamo, la missione per cui SACE esiste. In questo contesto il nostro commitment e la nostra responsabilità è lavorare fianco a fianco con il sistema bancario per agevolarlo e per lavorare in complementarietà per garantire una maggiore disponibilità del credito, in particolare del credito a lungo termine per le aziende italiane, ancor di più laddove si tratti, diciamo, di interventi che sono volti a finalizzare un aumento delle esportazioni e dell'internazionalizzazione. Come sta andando il settore del credito alle imprese nel 2016? Ma quest'anno abbiamo dei numeri estremamente importanti. L'ammontare, diciamo, delle garanzie finanziarie e del supporto che SACE dà, in particolare al mondo dell'export, ci porterà ad avere un anno record. Avremo probabilmente, diciamo, un totale di ammontari dedicati al supporto alle esportazioni pari a 14 miliardi, con un aumento quindi del 40% rispetto all'anno scorso, che fa seguito a un triennio, in cui il supporto di SACE al sistema è aumentato del 17% all'anno. Quindi numeri estremamente importanti di cui siamo orgogliosi perché crediamo che appunto sia importante supportare il mondo delle esportazioni. Crediamo che lavorando ancora di più e ancora con maggiore complementarietà con il sistema bancario italiano si possa rifare di più per le imprese e anche per le banche italiane.